Ciao a tutti, sono Melody Rupisen, sono nata nelle Filippine e mi sono trasferita in Italia quando ne avevo 10 anni. Ciao, sono Camilla Valerio, detta Debbie, come tutti gli altri mi conoscono, e sono nata e cresciuta a Milano. Ciao, mi chiamo Denver Hernandez e sono nato e cresciuto qui in Italia. Ciao a tutti, mi chiamo John Lapitan, anche se i miei genitori fin da quando sono nato mi hanno sempre chiamato Jeffrey. Sono nato e cresciuto a Firenze. Allora, in famiglia di solito parliamo mix, un po' tagalogo, un po' italiano, più l'italiano, e quando sono arrabbiata forse parlo più il tagalog. Allora, in famiglia parliamo ilocano, che è un dialetto più diffuso della zona nord delle Filippine. In casa con mia sorella parlo solamente in italiano, mentre con i miei genitori parlo in modo misto, anche se mi parlano in filippino, quasi spesso rispondo solamente in italiano, anche perché non sono più in grado di rispondere interamente in tagalog. Principalmente il filippino. Le prime tre cose che mi vengono in mente quando penso alle Filippine sono le persone, il cibo e soprattutto i posti turistici. Allora, prima famiglia, poi comunque la mamma, i cugini, zie, due i miei amici e tre comunque l'isola, le isole, Palawan, cioè le vacanze. Innanzitutto il cibo, poi il mare e la mia infanzia. Allora, senza ombra di dubbio, paradiso tropicale, poi il caldo, l'umidità e l'afa, e infine il traffico mostruoso della metropoli di Manila. Per la cultura filippina mi piace il modo in cui si trascorrono i weekend in famiglia e il modo in cui si festeggiano le festività oppure i compleanni, tutti riuniti. La vita rilassata, la spiaggia, di quelle che passi 24 ore su 24 in infradito e pantaloncini corti. E amo anche l'ospitalità, la spensieratezza, la positività della gente, che vivono con poco. Mi piace far vacanza lì, mi piace il mare, mi piacciono i posti. Della cultura mi piace il fatto che i filippini sono molto attaccati alla famiglia ed è una cosa bellissima. Adoro la pazienza in cui lavorano, sorridono sempre, nonostante tutto. Mi piace il fatto che non soltanto abbiamo un bellissimo paese, paesaggio, luoghi turistici, ma anche il fatto che un filippino, ovunque tu sia, ti farà sempre sentire il benvenuto. Ovviamente non posso non menzionare il piatto classico nazionale filippino, l'adobo. Amo adobo. L'adobo. Il primo in assoluto è il turon. Pollo fritto del Jollibee. Il laing è un piatto piccantino cucinato nel latte di cocco. Il lechon, mi piacciono anche gli street food, i dolci filippini. Poi un altro piatto che mi fa impazzire è il bulalo, che è una specialità di Batangas, da dove vengo io. Sinigang, ecco. Allora, da dove iniziare? Jericho, poi non ho una celebrity crush, però sono fan ad esempio di Art Evangelista, ma Salvador Paolo Piolo, Ann Curtis, Art Evangelista. Attualmente direi Nadine Lustre, Giulia Barreto e Katrin Bernardo. Love Ippo. Ce ne sono così tante che poi non mi ricordo neanche i nomi, sinceramente. Andiamo avanti.
Allora, prima della pandemia ci tornavo almeno una volta all'anno, poi l'anno scorso non ci sono riuscito e speriamo di riuscirci questo 2021. Ci andavo una volta ogni 3 anni. Da quando me ne sono andata, sono tornata solamente 2 volte per vacanza, però se potessi ci tornerei ogni 2 anni. Io di solito tornavo in vacanza ogni anno per il mio compleanno ad ottobre. Vabbè, dato la situazione, alla fine non sono potuta partire, poi sono rimasta incinta, ho avuto il bambino, quindi sono stata abbastanza busy. E come mi sono trovata in passato? Mi sono trovata strabene, è come se fosse stato un sogno, diciamo. Come mi sono trovato? Mi sono sempre trovato alla grande, cioè i pochi giorni che ci passavo vi dico solo che non bastavano mai. Quando sono andata mi sono trovata abbastanza bene, però a dirla tutta ho avuto un po' di paura per quanto riguarda i viaggi nei posti sperduti, perché non ero più abituata alla vita filippina, perciò l'ho vissuta un po' stressante. Faccio la mamma, sono una mamma e sto dietro comunque a Leonardo. In Italia lavoro in aeroporto, dove sono adesso attualmente, come potete vedere in divisa. Faccio l'addetto di scalo, e cioè quei tizi che vedete al check-in che vi chiedono il passaporto, vi stampano la carta d'imbarco e vi etichettano il bagaglio in pratica. Attualmente sto finendo la mia laurea in ingegneria elettronica e durante i miei studi solitamente faccio anche dei lavoretti part time come sales advisor nei negozi in centro. Siccome c'è stato il Covid, purtroppo non c'era molta scelta di lavoro, quindi adesso sto facendo dei part time. Il mattino sto facendo il custode e di sera faccio il cameriere, e nel tempo libero faccio lo streamer. Allora, episodi di discriminazione quasi spesso. A volte mi capita che vado in un bar abbastanza affollato, anche se sono arrivata per prima in fila, mi servono per ultima. Sinceramente mai stata discriminata, almeno da quello che mi ricordo. Sì. E questo ha influito molto sulla mia infanzia. Oltre al fatto che ero una persona molto introversa, questo mi ha reso una persona ancora più insicura. All'elementare soprattutto, perché da ragazzini si è molto più diretti, mi dicevano filippino. A quanto pare dire filippino era un'offesa. Quindi per un po' mi sono tenuto questa cosa dentro e sinceramente mi è pesato per un bel po' di anni. Che poi alla fine ho imparato che quelle persone che lo dicevano erano persone ignoranti e che essere filippino è una cosa di cui essere fieri. No, sinceramente non mi sono mai sentito discriminato, mi sento parte integra della comunità, comunque mi sento italiano a tutti gli effetti. È capitato ovviamente sfottò tra amici, sono volati nomignoli classici tipo cinese, cinesino, ma niente di più. Io esco un po' con tutte e due, sono abbastanza, diciamo, friendly, però c'è da dire che la maggior parte dei miei amici sono filippini. Ovviamente ho anche italiani, però sono più legata, diciamo, a quelli filippini. Allora, esco con entrambi, però esco più con italiani ormai, perché gli amici filippini sono tutti accasati, con figlioli e sposati, insomma. Tra la mia cerchia di amicizie mi capita di uscire principalmente con i filippini. Questo perché mi trovo più a mio agio con la mia cultura. Allora, normalmente, essendo sempre in università oppure al lavoro, esco sempre con amici italiani oppure amici di diverse nazionalità,
mentre se ho tempo libero, molto spesso preferisco uscire con i pochi amici filippini che ho. Però esco più con i filippini perché esco con i miei cugini. Bella domanda. Allora, la vita in Italia a me piace, cioè questa è casa. Questa è casa mia, ma perché comunque sono nata e cresciuta qui. E la consiglierei sì, perché comunque si sta bene, nel senso che comunque l'Italia offre molto, no? Riguardo il cibo, mare, abbiamo diciamo tutto. E anche lavoro. Sì, questo perché? Perché sei sempre tutelato? Sempre no, però la maggior parte delle volte. E le cose fondamentali come la sanità e l'educazione sono molto più accessibili. La consiglio? Sì. Sì, mi piace la mia vita qui in Italia, ormai vivendo da tantissimi anni, mi sento più a casa qui piuttosto che nelle Filippine e ovviamente la consiglio come posto in cui viverci. È uno dei paesi più belli del mondo, perciò è un sogno viverci. Ovviamente per quanto riguarda invece il lavoro, qui si trova abbastanza facilmente. Adoro la vita in Italia. In passato ho provato a trasferirmi nelle Filippine con l'idea di starci per sempre e non è andata un granché perché sono tornato dopo 4 mesi. Si sono fatti mancare gli affetti, la famiglia, le amicizie, lo stile di vita, la mia canina anche. E sì, la consiglierei perché paese più bello non ce n'è. Firenze, secondo me, è la città più bella al mondo. L'arte, il cibo, il buon vino, tutte cose che non puoi trovare in nessun'altra parte del mondo. Tornare nelle Filippine per viverci, secondo me, ci vuole molto coraggio. Per il momento non ho mai avuto la necessità di tornarci, perciò è un'idea che non mi è mai passata per la mente. Secondo me è anche molto difficile trovare lavoro e adattarsi dopo tanti anni che sono stata via. Sì, come ho accennato poco fa, ci ho provato, non è andata granché, ma questo perché penso sono stato a Manila, che è diversa dal sogno del vivere in un'isola che ho. Ci tornerò in futuro? Può essere, se riuscirò a realizzare questo sogno di possedere questo terreno in questa isola dei sogni che ho e farci qualcosa, un business. Allora, io sono già stata nelle Filippine, ho vissuto là per un anno e mezzo. È stata, credo, l'esperienza più bella, una delle più belle, scusate, che io abbia mai avuto. Un anno e mezzo, piena di emozioni comunque. Sono tornata perché ero, diciamo, un po' piccolina ancora e non mi sentivo così a casa. Cioè, mi sentivo bene, sì, per il fatto che comunque avevo la mia indipendenza, lavoravo, uscivo con i miei amici, ok, però non mi sentivo abbastanza a casa, avevo necessità di tornare dalla mia famiglia, che comunque era in Italia. Pensi di tornare in futuro? Assolutamente sì. Tornare comunque a viverci, quello sì, un giorno più avanti, perché no? Per vacanza sicuramente appena si potrà sarà la prima cosa che farò. Vi saluto in Tagalog. Paalam na po mga kaibigan, salamat sa panahon na binigay niyo para makinig sa aking kwento. Vi do un bacio, vi saluto. E in Ilocano, se volete, pakada akon, gagayom, salamat, agyamanat gayam, ti oras na intadyo para dumgag atoy istorya. Non dimenticatevi di mettere un mi piace al video E di iscrivervi al canale. Un bacio! Ciao!
Ciao a tutti.